Allora, dopo gara tra Real Quadrifoglio e Antonio Palluzzi, con uno degli artefici dell'Antonio Palluzzi che stava veramente salvando dalla capitolazione la formazione Lepina, ci ha provato in tutte le maniere, poi alla fine sei dovuto calare su quella fiondata, ad arrendere. Che l'ho vista all'ultimo, peccato, è stata una bella partita contro una squadra che deve vincere il campionato e purtroppo potevamo portare a casa anche un bel pareggio, è andata così contro una bella squadra, peccato. Già nel primo tempo c'erano state comunque le prime avvisaglie per voi, pressione cercando di ribaltare un po' la situazione, forse nel secondo tempo si sono concretizzate le azioni migliori per voi. Sì, perché sono un po' emozionato. Vabbè, giustamente anche questa è una prova comunque particolare e soprattutto su tutte le linee la tua prova comunque. Questa squadra, ti aspettavi una reazione così dopo due battute di arresto? Sì, perché comunque le squadre successive erano meno forti di noi e purtroppo è andata così. Pensiamo alla prossima. Anche qualcuno. Qualche elemento. Ecco, soprattutto Salate avrebbe fatto veramente al caso. Sì, Salate è il nostro giocatore fondamentale, insieme a Guerino e a Mario. E purtroppo è andata così e pensiamo alla prossima. Costretto ad abbandonare il campo anzitempo Tesei, un fallo o qualche situazione instabile? No, sono sceso giù su una parata e ho sentito scrocchiare la caviglia forte e non riuscivo più a far forza, quindi ho preferito lasciare il campo a Tiziano che è stato ottimo e ha fatto bene le mie veci. Sicuramente gli esami nel corso della settimana proveranno a dare un po' più una linea definitiva su quanto è l'entità dell'infortunio, o già puoi dirci qualcosa? Guarda, al momento non sento dolore, però non riesco a fare forza, quindi devo vedere, adesso c'ho il ghiaccio e vediamo in settimana come va. Va bene, intanto lasciamo un attimo da parte questa situazione, andiamo un po' a parlare della partita. Primo tempo, comunque una squadra molto compassata, sembrava aver paura dei propri mezzi. È quello che ci succede secondo me ogni partita, forse abbiamo... come questa volta però? Forse abbiamo... non riusciamo a prendere consapevolezza, un po' di consapevolezza forse ci manca nei nostri mezzi, perché ci siamo, ci alleniamo bene, diamo il massimo in campo, però... a volte la differenza la fa la cazzimma, come ci ha chiesto il mister durante l'intervallo, e quella è la cosa fondamentale. Ecco, Tesei, avviene sempre, anche nelle precedenti partite, durante l'intervallo ci sono gli strilli del mister e improvvisamente questa squadra cambia volto e soprattutto ha un atteggiamento diverso nel secondo tempo. Il mister durante l'intervallo cerca di darci delle dritte perché riesce a vedere meglio la partita e ogni volta, diciamo, ci prende e ci dà una mano, questa volta meno di altre, però è riuscito ad essere incisivo, però ce la mettiamo tutta, quando rientriamo dopo le parole del mister ce la mettiamo tutta. Lui l'ha capito subito dal primo time out del primo tempo che qualcosa non funzionava, la lavagnetta vi ha dato le disposizioni, sembrava che voi avevate capito, poi in campo avete fatto totalmente l'opposto, nel secondo tempo forse ha capito che la giornata era di quelle peggiori, tra virgolette. Ci ha dato delle indicazioni durante l'intervallo per coprire le giocate che facevano loro, palla al pivot e facciamo fatica con i laterali, andà a raddoppiare. E nel secondo tempo uguale abbiamo avuto questa difficoltà, non sempre si rientra con la testa giusta, dobbiamo lavorare su questo. Anche perché tra l'altro poi le squadre non è che restano a guardare, possono sicuramente tornare in partita, mettervi in difficoltà e per voi poi può costare gara. Sì, c'è stato il portiere che per 10 minuti ha tenuto la sana cinesca abbassata e stavamo in difficoltà, quindi i gol secondo me vanno fatti prima, non dobbiamo arrivare a questo punto. Maracino, dire che oggi si è scuri in volto è abbastanza riduttivo, noi l'abbiamo capito da su, il primo time out lo dicevamo anche con Tesei. Qualcosa non andava, hai preso subito la maglietta, anche piuttosto nervoso, hai dato disposizioni, ma oggi sembrava non funzionare nulla. E non c'è ritmo, abbiamo fatto una partita senza ritmo, dobbiamo mettersi in testa, dobbiamo giocare a due tocchi. Cioè, nel momento comunque la squadra è statica, perché loro stavano molto bene
messi in campo, quindi spazi ce n'erano pochi, ma nel momento in cui ti fermi sulla stessa posizione per 2, 3, 4 minuti è ovvio che poi fai fatica a uscire. 1-2, se non escono 1-2 su quella numerica non si crea, quindi a questo va in difficoltà. Automaticamente non c'è, purtroppo oggi in fase difensiva, raddoppio del laterale non c'è mai stato, quindi diciamo che l'ultimo uomo era continuamente rimasto da solo il tu per tu. Poi è chiaro che poi dopo entrano due gol, la squadra avversaria si gasa e succede che poi dopo parte il nervosismo e non ci possiamo permettere, cioè, al di là del risultato. Mister, queste sono situazioni in cui le squadre avversarie, dicevamo, non restano a guardare, poi può essere veramente per voi penalizzante, perché poi riuscire a riprendere in mano la situazione e soprattutto trovare quel guizzo che vi possa portare in vantaggio non è facile, perché la lucidità poi a quel punto si spegne. Ma sì, perché si perde il ritmo nel momento in cui noi andiamo, diciamo che andiamo sotto porta, perché comunque non entrano i gol che ti mettono in sicurezza, vedi la tranquillità dell'avversario, ma noi lo dobbiamo aspettare, che chiunque noi affrontiamo questo criterio massimo del loro potenziale, è chiaro che è fisiologico che va in difficoltà, è normale, puoi essere bravo quanto ti pare, ma se non ci metti quella cattiveria, quella lucidità, quella voglia di comunque anche a volte spegnere la partita e poi riaccenderla, e succede questo, che poi la porti fino alla fine con il rischio dei tre punti. Ecco, su tre gare ci serve sempre qualcosa che però deve riaddrizzare la situazione e soprattutto non ti riescano a far evitare quello strillone nel corso dell'intervallo. Noi purtroppo, allora, questa è una corporatura di squadra completamente nuova, lavoriamo da 2 mesi, quindi i meccanismi possono sembrare semplici, ma ci vuole comunque un po' di tempo. Noi dobbiamo prestare semplicemente attenzione, ci stiamo lavorando su tutti i fronti, sia martedì che giovedì, dal livello fisico al livello anche tattico, però è sempre quello, partiamo sempre dall'attenzione, dalla voglia di tirare fuori il risultato. È normale che davanti a noi non vengono a farsi la passeggiata, vengono comunque a lottarsi una partita, è giusto così, e noi dobbiamo essere pronti anche a quello. Non è detto che noi possiamo chiudere le partite sempre al primo tempo, o oggi per esempio nel finale abbiamo chiuso una partita, c'è anche il rischio che la perdi, perché poi sulla parte difensiva insomma dobbiamo lavorare, perché comunque subiamo troppo assolutamente.